Ecco, ciao Marco. Ciao. Voglio chiederti, domenica, nella partita che insomma ha segnato il tuo rientro in campo dopo qualche settimana di assenza, ti sei ritrovato improvvisamente a essere il più esperto di quella retroguardia inedita con la quale avete giocato. Questo ha un po' responsabilizzato ulteriormente la tua partita? Ti sei sentito un po' più responsabilizzato domenica? Sì, diciamo che sulla linea, anche se non c'era Diakité, che è anche lui giovane, comunque sono uno dei più vecchi, diciamo. Quindi lo stesso mi sento comunque uno dei più responsabili. Ho cercato di dare il mio contributo, aiutando gli altri. Ci siamo comportati bene, diciamo. Volevo chiederti se la tua carriera calcistica è contrassegnata solo a Teramo da qualche infortunio di troppo o la tua struttura muscolare ha creato qualche problematica anche quando eri fuori di qui? Quando ero a fermo ho fatto tutte le partite. Diciamo che questi 2 anni ho avuto qualche problemino. Adesso, diciamo, l'ultimo problema ho avuto una lesione della fascia plantare, che, come si vuol dire, può essere anche un po' di sfortuna perché dà impatto. Cioè, sono andato a saltare e cadendo mi si è lesionato il tallone, diciamo. Quindi è anche un infortunio un po' strano. Però sì, diciamo, sono stati 2 anni un po' così. Quindi per domenica Marco stai gufando Diakité per far sì che non rientri per giocare oppure comunque speri di essere scelto di nuovo a prescindere dai recuperi? No, ma quello mai. Cioè, io come sempre cerco di dare il massimo in allenamento, poi le scelte le fa il mister. Ciao Marco, buongiorno. Senti, io volevo ripartire dalle dichiarazioni di Trasciani domenica dopo la partita. Lui nelle sue dichiarazioni ha detto: mi sono trovato molto bene con Soprano tra i più esperti come centrale e questo lo hai già evidenziato. Ma io volevo invece ancora evidenziare la tua serietà professionale e soprattutto il tuo stare sempre al tuo posto senza mai dire una parola di troppo. Sei così anche dentro lo spogliatoio e anche al di fuori, se così anche nella tua vita privata. Sì, cioè, penso di, diciamo, un giocatore de non deve dare, deve fare il suo, cioè, non è che deve inventarsi tante cose. Cerco di fare il mio e basta. Dopo, sì, sono stato contento di Daniele che ha detto quelle parole. Anch'io mi sono trovato bene con lui e abbiamo fatto una buona partita. Marco, l'ho chiesto anche prima a Costa Ferrera, il fatto di aver sempre ben figurato contro le squadre di alta classifica, se può essere per il Teramo un motivo per essere ancora più ottimisti in vista dei playoff, insomma, se tra di voi ne avete parlato di questa cosa. Eh sì, quest'anno diciamo che contro le medio-basse abbiamo avuto un po' di più di difficoltà che contro quelle che stanno sopra, diciamo. Playoff può succedere tutto, certo, per ora contro quelle un po' più forti, diciamo, abbiamo avuto dei buoni risultati e speriamo che succeda così anche nei playoff. Certo, diciamo, partiamo, diciamo, mentalmente che possiamo farcela. Provo a fare una considerazione, a fare mia una considerazione di altri che hanno letto così Teramo Bisceglie. Se il Bisceglie non avesse saputo che la Paganesi aveva espugnato Foggia, forse avrebbe fatto le barricate. E se avesse fatto le barricate, noi avremmo avuto un po' più di problemi. È chiaro che, insomma, è il calcio chiacchierato. Io sono rimasto sorpreso dal fatto che Bisceglie sia giocato la partita perché non ho mai visto giocarla così. Ti chiedo però se ci può stare che noi abbiamo vinto chiaramente col Bisceglie perché Bisceglie non ha fatto le barricate. Loro mi sembra che già 2 o 3 partite che cercano, cioè comunque loro sono in basso in classifica, devono cercare di vincere le partite e quindi sono venuti qua per cercare di vincerla. E certo, noi col mister in settimana avevamo già parlato che dovevamo cambiare un po' qualcosa e abbiamo giocato meno palloni dal basso, abbiamo più tipo anche con il portiere, abbiamo più calciato su. E
Infatti il primo gol è nato dal rinvio di Lewandowski. Diciamo sì, loro si sono scoperti, cioè sono venuti un po' più di impressione, però la partita è stata questa. Meglio così, certo. Sì, è stata così, insomma. E, dopo aver praticamente centrato i playoff, già oggi insomma potrebbe arrivare la matematica, i prossimi step del Teramo secondo te quali dovrebbero essere? Magari in primis cercare di giocare il primo turno in casa, poi provare ad andare avanti, ovviamente a differenza di quello che è accaduto nella scorsa stagione, cioè quali dovrebbero essere gli obiettivi per far sì che magari di squadra voi in primis siate, insomma, potete essere soddisfatti? Sì, matematicamente non siamo ancora entro i playoff, però dai, ci siamo. Però dobbiamo pensare adesso a queste due partite, Avellino e Viterbese, e cercare di fare più punti possibili per cercare di giocare in casa almeno il primo turno. Così hai due risultati su tre e sei più avvantaggiato. E dopo i playoff sono strani, chi sta meglio va avanti. E quindi dobbiamo cercare di compattarci, di riuscire a fare bene queste ultime due partite e di stare al meglio possibile per i playoff. Ecco Marco, non so se tu sarai d'accordo con me, il più grande rammarico di questa stagione del Teramo, la cosa che è mancata secondo me più di tutte, è stata la continuità di risultati, anche di prestazioni. Ora tu sei d'accordo e credi che il Teramo ora dopo la vittoria contro il Bisceglie l'abbia finalmente trovata per le ultime due gare che restano da giocare e anche per i playoff? Sarebbe il massimo. Sarebbe il massimo, però come sappiamo si gioca partita per partita. Abbiamo visto che abbiamo vinto con la Turris in casa, si pensava che fossimo cambiati, poi siamo andati a Cava, abbiamo perso, quindi dobbiamo pensare adesso a dare il massimo la prossima con l'Avellino, cercare di fare una buona partita e continuare così. E dopo finire con la Viterbese, insomma. Prima di salutarti volevo chiederti se sei felice o felicissimo di restare a Teramo per il terzo anno. Io diciamo, a parte gli infortuni, mi sono trovato bene e sono contento di, diciamo, da contratto sono ancora qua prossimo anno, quindi sono contento di stare qua. Poi nel calcio no, non si può sapere niente. No, certo, ma io appunto ti dicevo, felice o felicissimo? Era sottile là. Sono felice di stare qua.